Ciao a tutti e benvenuti alla sezione tutorial del sito swiftus.it. In questa seconda parte del tutorial andiamo a riprendere il discorso sull'installazione di librerie di terze parti. Come abbiamo visto poi nella scorsa tutorial, quindi se non l'avete visto vi invito a rivederlo, abbiamo installato il programma, abbiamo definito, che ci permette poi di installare, quindi CocoaPods, che ci permette poi di installare nel nostro progetto in modo semplice librerie di terze parti, che come abbiamo visto recuperiamo dalla grande community di programmatori GitHub, che sono appunto, ripetiamo, è una community dove vari programmatori mettono a disposizione delle librerie che ci permettono di creare effetti o funzioni all'interno del nostro progetto, senza dover scrivere nessuna riga di codice e attenendoci alle istruzioni che ci vengono fornite dal programmatore stesso per personalizzare l'effetto appunto della libreria. In questo tutorial andiamo a vedere concretamente come integrarla tramite le istruzioni all'interno del nostro progetto e come poi personalizzarla secondo diciamo, delle proprietà che ci vengono messe a disposizione del programmatore e ovviamente alle nostre esigenze inerenti all'applicazione che stiamo sviluppando. Quindi la prima cosa da fare è creare appunto un nuovo progetto. Apriamo Xcode, creiamo un nuovo progetto, Single View, lo potremmo chiamare Prova Cocoa Pods. Lo salviamo nella posizione dove teniamo i nostri progetti. Lo stiamo facendo adesso con Xcode 11 e iOS 13.1 attualmente. Una volta creato il nostro progetto, lo chiudiamo, quindi l'abbiamo creato, lo chiudiamo, ci spostiamo, vedete, nella cartella del progetto, o meglio, la teniamo qui da parte, dopodiché procedura è aprire il terminale. Una cosa che non ho detto l'altra volta, una volta installato il programma CocoaPods, che vi ricordo dovete scrivere sudo gem install cocoapods, dopodiché fare la procedura pod spazio setup, quindi abbiamo visto nello scorso tutorial, possiamo accedere al programma. Ogni tanto, come ogni programma viene aggiornato, quindi per vedere se ci sono degli aggiornamenti di questo programma, dobbiamo scrivere invece che popod install, faremo sudo gem update not install cocoa pods. Dopodiché ci chiederà sempre la password di root nostra. Vedete, lui parte e controllerà se, collegandosi ovviamente al sito, vedete, vedrà se ci sono degli aggiornamenti di cocoa pod. Attualmente, mentre facciamo questo tutorial, è la versione 1.8.4, vedete? Quindi lui controllerà, mi dice che è l'ultima versione e ritorna alla istruzione principale. Adesso noi ci spostiamo nella nostra community e vediamo per esempio una libreria che vogliamo installare. Per esempio ci servono non lo so, dei grafici, per esempio possiamo che ho utilizzato per esempio progress bar, quindi una barra di progressione. Io in un progetto per esempio ho utilizzato questa qui, vedete, scritta Swift 4.2, e ci permette di creare queste semplici, o meglio, queste semplici barre, semplici perché già sono state scritte da un altro programmatore, e quindi possiamo utilizzarle per creare un effetto o
o una barra, vedi, in verticale, in orizzontale all'interno della nostra app senza doverla programmare, quindi doverla scrivere da zero, e utilizziamo questa libreria messa a disposizione da questo programmatore. Quindi qui vedete ci dice le varie istruzioni, quindi richiede Swift almeno Swift 4, ci deve dire che i pod sono installati, vedete ci scrive le varie proprietà a cosa servono, in modo dettagliato in questo caso, vedete le varie proprietà, ci fa anche un esempio che noi andremo a riprodurre e ci dice che per installarlo con Coa Pods dobbiamo installare il pod GT Progress Bar e andiamo a vedere come si fa. Quindi abbiamo creato il nostro progetto, torniamo al terminale e dobbiamo entrare tramite terminale all'interno di questa cartella. Come si fa? In maniera molto semplice, si scrive CD, si prende la cartella e si trascina dopo lo spazio del CD all'interno del terminale. Quindi in questo caso, vedete, lui scrive il percorso in automatico, prendiamo invio e siamo all'interno di prova Cocoa Pods. Dopodiché dobbiamo creare un nuovo file che poi utilizzeremo e facciamo e vediamo come si scrive pod init. Se vi ricordate, init l'abbiamo visto nella inizializzazione delle classi, quindi init. Lui creerà questo file. Ecco qua, l'ha creato e dove si trova? Noi entrando adesso nel nostro progetto, ecco che troviamo il file pod file. Alla fine è un semplice file di testo, vedete. I cancelletti sono tipo commenti. Ci dice che possiamo, in questo caso, possiamo specificare la versione di iOS minima. Quindi se leviamo il cancelletto, lui prende in considerazione iOS 9. All'interno di questo target, prova Cocoapod do, possiamo inserire tutti i nostri pod, perché non è detto che dobbiamo installare un'unica libreria, possiamo installare anche più librerie all'interno del nostro progetto. In questo caso, vedete, vogliamo installare questa libreria, noi scriveremo, copiamo, è sparito. Eccolo qui, copiamo questo comando pod gt progress bar come specificato dal programmatore, chiudiamo il file pod file, ci rispostiamo nel terminale, che sta ancora in prova Francesco, e scriveremo pod, in questo caso install, quindi lui adesso installerà questo pod, vedete? Installing progress bar versione 0.3.3.3. Quindi adesso lui l'ha installata, ha terminato. Se noi ritorniamo nella nostra cartella, vedete, troveremo un nuovo file che si chiama prova.cocoa.pods.xworkspace. Da adesso in poi, per avviare il nostro programma, cioè il nostro progetto, non utilizzeremo più il file Xcode project, ma utilizzeremo cocoa.pods X Workspace, quindi cliccandoci sopra, Xcode aprirà il progetto, ci dà un avviso, vedi, enable, ok. A questo punto non cambia niente, abbiamo il nostro progetto come prima, eccolo qui, senza, con questa nuova cartella pod, dove all'interno vedete il framework prova Cocoapod che questo framework in automatico gestirà tutte le librerie che andiamo a installare tramite pod. Quindi non dovremo più installare librerie manualmente nelle varie impostazioni di Xcode, ma in automatico ce le installa lui e le troveremo tutte qui dentro. Quindi in automatico avremo tante librerie che utilizzeremo tramite i pod senza dover interagire con le varie opzioni di Xcode, ma semplicemente facendo per ogni nuova installazione la procedura descritta. Come detto per i Cocoa Pod, anche per i pod, i vari programmatori lasciano degli aggiornamenti. In questo caso, per vedere
se ci sono aggiornamenti, basta scrivere pod invece che install pod, si chiude il progetto per sicurezza, e se scrive invece update si lancia sempre nella cartella del progetto e lui in automatico va a cercare se ci sono stati degli aggiornamenti della libreria. In questo caso abbiamo appena installato, quindi vedete non ci dà aggiornamenti, però magari tra un mese, 2 mesi, il programmatore fa degli aggiustamenti alla libreria tramite questo comando, in automatico vengono aggiornate tutte le librerie che ci sono all'interno del file pod file, quindi in questo caso adesso abbiamo solo il pod gt progress bar, va a cercare tutte le librerie che noi abbiamo installato tramite pod e se ci sono aggiornamenti li aggiorna. In maniera semplice. Dopodiché noi apriamo sempre tramite il workspace e lo lanciamo intanto il nostro emulatore e in automatico lui ha installato la libreria, in questo caso abbiamo detto la libreria GT Progress che ci permette di creare delle barre di progressione come nell'esempio qui. Il programmatore ci mette, come detto prima, tutte le varie proprietà che possiamo utilizzare e anche un semplice del codice per creare un esempio. Quindi in questo caso copiamo il suo esempio senza scriverlo da capo. Tanto il terminale si sta avviando. Quindi se noi ci spostiamo all'interno del view controller, all'interno del with dell'OAD, creiamo al meglio, copiamo questo codice, noi creiamo una variabile chiamata progress bar che è di tipo gt progress bar configuriamo le varie proprietà. Adesso ci notifica errore perché? Perché giustamente lui ci sta dicendo sì, io non conosco questo gt progress bar perché dobbiamo importare la libreria. Quindi se adesso noi andiamo a cercare gt progress bar, vedete lui la trova come libreria, la importiamo all'interno del progetto ed ecco qui l'errore sparisce e vediamo, vedete, le proprietà che questa definisce la posizione e la grandezza e tutte le varie proprietà che il programmatore ha messo a disposizione in questa classe, perché GTA Progress Bar no, è una classe di tipo UIView, quindi è una UI view modificata. Se adesso noi lanciamo di nuovo l'applicazione, ecco qua che ci viene fornita una barra senza dover aver scritto una barra di progressione, senza aver scritto una riga di codice, ma implementando questa libreria. Adesso lui la mette nella posizione 00, ma noi possiamo mettere 150 o possiamo metterla al centro, ah, vabbè, 150 e qui la mettiamo a 300. Adesso nell'esempio vedete altezza, larghezza della barra, altezza della barra. Eccola qui, la nostra barra, la spostiamo di un po', va? 80. Ed ecco la nostra barra di progressione. Adesso, tramite le varie proprietà, possiamo interagire. Quindi personalizzata, lui ci dice che il progress, se noi andiamo a vedere nelle proprietà, il progress all'inizio è l'orientamento, vedete 1, possiamo interagire sulla progress, sarebbe la variabile, o meglio la percentuale della barra piena, quindi se noi andiamo qui in questo caso progress è 1 quindi è piena, se noi mettiamo 0,5 la barra dovrebbe essere caricata a metà, vedete? Ok, 50% partendo, vedete, da destra possiamo scegliere il bordo della barra, lo spazio tra la barra, possiamo scegliere il colore del testo da visualizzare, la posizione, vedete, è progress label, quindi da destra. Se noi andiamo qui, sicuramente ci sarà
da left, ok. Quindi se noi modifichiamo questa proprietà, la barra, vedete, la percentuale parte da qui. La posizione invece della direzione della barra parte sempre da destra perché anti-clock, noi la metteremo in senso orario, quindi partirà sicuramente da sinistra, vedete, ok, vedete la barra è piena a sinistra. Possiamo cambiare il colore, abbiamo detto il bordo e tutte le varie proprietà che possiamo leggere e interagire. Vedete, il programmatore l'ha spiegato in maniera dettagliata nelle istruzioni. Quindi, se abbiamo bisogno, ovviamente, addirittura possiamo vedete la posizione left, right, top, bottom, possiamo cambiare il label, possiamo il corner, cioè la curvatura della cosa, possiamo creare la progressione in maniera animata, vedete lui scrive così, se noi andiamo a copiare nel progetto, quindi invece di metterla fissa qui, la mettiamo all'interno di un'animazione, progress bar animate to progress 09, quindi arriva al 90% della barra, lo farà in maniera animata, vediamo un po', lanciandola, vedete, si è animata. Quindi tutte le proprietà possiamo giocare con loro e questo valore ovviamente adesso è fisso, ma possiamo prenderlo nel completamento di un form, quindi pian piano possiamo aumentare questo valore, oppure non lo so, possiamo creare diverse barre, perché questa adesso è una. Possiamo crearla un'altra e quindi creare tutte barre, per esempio nei vari progetti, che ne so, compilato il form al 70%, al 90%, al 30%, quindi non lo so, a seconda poi delle esigenze, ognuno la personalizza. Quindi possiamo crearla anche un'altra, vedete, se io faccio copia, la inserisco sotto, la chiamiamo 2, la spostiamo più giù, 500. E poi li chiamiamo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, possiamo background, abbiamo messo questo background, noi possiamo mettere, che ne so, UI. Color color red progress 50% e abbiamo creato un'altra barra, quindi adesso vi sto andando un po' così a esempi, vedete? Abbiamo cambiato lo sfondo, questa al 50, questa al 90, quindi l'esempio era solo per vedere come installare molto velocemente una delle terze parti che ci permette di integrare qualcosa scritta da un altro programmatore tramite pod. Abbiamo visto come aggiornarla e come è semplice, vedete, senza dover scrivere codice che crea questo effetto, viene messo a disposizione da un altro programmatore e tramite questa procedura la possiamo integrare all'interno del nostro progetto, così come tutte le altre librerie che vengono messe a disposizione all'interno di questa community GitHub. Quindi basta seguire le istruzioni che il programmatore ci indica, la installiamo tramite pod, abbiamo visto come aggiornare le varie librerie ed è semplici passaggi, possiamo avere installate librerie di terze parti che ci permettono di creare effetti o funzioni all'interno della nostra app, ripeto, senza scrivere nessuna riga di codice. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Vi ricordo che per domande e chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Se il video vi è stato utile potete lasciare un like qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial. Grazie e buona programmazione a tutti.